Anche quest'anno la Filarmonica di Morvegno propone il campo estivo dedicato ai ragazzi. Anche quest'anno abbiamo voluto riprendere finalmente la consuetudine del campo estivo musicale che nella sua 18ª edizione vive in un contesto ovviamente limitato dalla pandemia per il Covid, però vive nel contesto di Morvegno, quindi l'abbiamo localizzato qui nella struttura del Sant'Antonio, utilizzando al meglio anche quello che ci offre veramente lo spettacolo storico di Morvegno, l'auditorium e i due chiostri. Ecco, il campo estivo musicale viene rivolto quest'anno agli allievi della Filarmonica di Morvegno, quindi abbiamo una compagine di 30 ragazzi dai 10 ai 17 anni, 9 insegnanti che si sono dedicati, quindi abbiamo voluto mantenere il livello qualitativo molto elevato dell'insegnamento, il nostro direttore Eugenio Rigoni e lo staff animazione che ovviamente segue tutti gli aspetti organizzativi necessari. Questa sera, presso questo chiostro, quindi qui dove ci troviamo adesso, con la partecipazione del maestro Passerini e dell'orchestra Antonio Vivaldi, inserito nel nostro programma anche per un motivo storico. Lorenzo è uno dei suonatori che è nato storicamente nella Filarmonica di Morvegno, quindi l'abbiamo ovviamente accolto volentieri in questo programma e svolgerà un concerto che ha un contenuto anche didattico, esplicativo, che sarà proprio di compendio un po' a tutta l'organizzazione e al programma che andiamo a realizzare nel nostro campo estivo musicale. Abbiamo dovuto fare un lavoro di recupero perché dopo un anno e mezzo che i ragazzi non erano abituati a suonare insieme, hanno incontrato delle difficoltà chiaramente e quindi stiamo lavorando su quello più che altro e speriamo che questo GEM ci aiuti a ottenere il risultato che vogliamo ottenere, cioè far sì che loro imparino a diventare un'orchestra